Allora, Sciucchi, un bilancio di questo mandato. Sì, dopo 3 legislature e 15 anni di impegno politico istituzionale, con il collega Gianluca Parrini, entrambi valdarnesi, abbiamo ritenuto opportuno, insomma, cercare di raggruppare e di ricomprendere in una conferenza stampa quello che è stato l'impegno nostro di questi anni a favore del territorio valdarnese, incentrato sostanzialmente sulla difesa del presidio ospedaliero di Figline fino dai primi anni 2000 e poi naturalmente sull'impegno volto a cercare di mantenere in zona quelle attività produttive più significative, e penso alla vicenda della Behringer che poi è diventata Istituto De Angeli, e anche a ciò che abbiamo potuto fare per mantenere il presidio della Pirelli a Figline Valdarno, oltre naturalmente insomma, a molte altre iniziative assunte a favore del territorio che hanno visto forti trasferimenti di finanziamenti in campo infrastrutturale, in campo sociosanitario. E crediamo appunto di aver concluso questa nostra attività istituzionale e politica, ecco, con l'impegno perché anche a Reggello venga realizzato un nuovo distretto sanitario. Sono stati previsti in questo anno 200.000 euro per la progettazione, credo sempre entro la fine dell'anno verranno anche stanziati 1 milione di euro appunto per realizzare i lavori del distretto. Un impegno che naturalmente non si è esaurito al territorio valdarnese, perché siamo stati per 15 anni consiglieri regionali della Toscana e ci siamo mossi, diciamo, in un largo spettro di attenzione verso quelle situazioni più significative dal punto di vista dei bisogni, delle esigenze dei cittadini. Ecco, e quindi crediamo di lasciare il campo a nuove generazioni, a nuovi candidati che si confronteranno il 31 maggio, con l'auspicio appunto che questo rapporto fra la politica e i cittadini venga sviluppato e intensificato meglio di come siamo potuti riuscire a interpretarlo noi.